Mercato Juve, ennesima novità sul fronte Guardiola. Avete controllato il calendario? I giorni passano, ma in casa bianconera la situazione non sembra cambiare. Anzi. Sarri che secondo moltissime testate, anche nazionali doveva essere annunciato praticamente ieri o al massimo oggi, sta ancora dove sta. Cioè non sulla panchina bianconera. E questo, lo capirebbe pure un bambino, non fa che alimentare ancor di più la speranza nei tifosi juventini. Che oggi, poi, si sono fatti ingolosire ancor di più dalle parole di Mario Mattioli, il giornalista Rai molto vicino alle vicende bianconere che in esclusiva ai microfoni di tuttojuve.com ha rilasciato delle parole abbastanza pesanti. Devo fare i complimenti perché la Juventus si sta rivelando la società numero uno visto che non riesce a far capire le sue vere intenzioni, dice un mese fa, con certezza assoluta. Comunicai che Agnelli aveva parlato con Guardiola subito nei giorni successivi all'eliminazione del City dalla Champions. La telefonata fu del presidente bianconero, i contenuti purtroppo non li conosco ma non credo che lo abbia chiamato solo per rincuorarlo. E ieri sera ho saputo un'altra cosa sicura, un signore molto vicino ad Agnelli che conosco da anni, mi ha detto che ormai dovremo esserci per il tecnico spagnolo alla Juventus. Ma questa è una notizia che va interpretata, come dice Montalbano mi sono fatto persuaso e la sto dicendo ora. Se alla fine risulterà essere sbagliata, chiederò scusa. E con queste parole rilasciate a uno dei più autorevoli siti web a proposito di Juve tuttojuve.com, a cui vi rimandiamo per l'intervista completa Mattioli anticipa la sua previsione per cui le possibilità di vedere Guardiola sulla panchina della Juventus sono al momento del 50. Una percentuale in realtà altissima, visto che quasi tutti assicurano che Sarri è in arrivo. Noi non facciamo previsioni. Ma quello di cui possiamo essere relativamente sicuri, è che in giro tutta questa certezza che sia Sarri il prossimo mister bianconero, sinceramente, non la troviamo. È sicuramente una delle opzioni. Che però, se fosse tale al 100, probabilmente la Juventus non avrebbe avuto problemi ad annunciare, magari, già sui social. Visto che di certo questa situazione di stallo, non giova a nessuno. Per questo, crediamo però che al massimo entro la fine di questa settimana, qualcosa si muoverà. Anche solo nelle percezioni. L'annuncio di Sarri doveva essere la scorsa settimana a leggere le indiscrezioni poi questa settimana, lunedì. Ora, giovedì o venerdì. Insomma, qualcosa che non torna, almeno nei tempi, noi lo notiamo. Il tempo, speriamo poco, dirà la verità. Non bastavano le indiscrezioni su Guardiola. No, adesso arrivano anche altri retroscena e altre pizzicate sulla panchina juventina, che non lasciano spazio praticamente a nessuna certezza. A riportarle è il noto portale tuttomercatoweb.com che alle 6.45 di questa mattina ha fatto il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe succedere da qui ai prossimi giorni per quel che riguarda la panchina bianconera. Tanto per iniziare, su Sarri viene scritto che anche se rimane il favorito, ad oggi avrebbe raggiunto solamente un accordo di massima con la Juve. Che a quanto pare, non avrebbe ancora fatto il passo definitivo per prenderlo e portarlo a casa. Perché? E poi c'è Guardiola, è il sogno. E questo lo scriviamo noi e non tutto Mercato Web, le possibilità di vederlo sulla panchina bianconera rimangono ancora in piedi. Ed è proprio per questo motivo che anche in Inghilterra sembrano abbastanza impazienti. Qualcuno, oggi, grida sulla copertina del Daily Star, che Guardiola avrebbe fatto sapere al City di voler andare via. Probabilmente, per un anno sabbatico visto che l'annata è stata davvero troppo stressante. Che sia un segnale in direzione bianconera. E poi? Tornando a TMW.
Ecco i nomi di due Mister X, Pochettino e Tenag, che sono in corsa per la panchina bianconera. Insomma, la situazione calciomercato Juventus, arrivano parole pesanti a proposito di Pep Guardiola e del suo futuro e sembra ancora abbastanza complessa, intricata, poco chiara. I tifosi della Juventus attendono di scoprire e di capire cosa accadrà da qui ai prossimi giorni. Va detto, che la pista Sarri non sembra così sicura come molti appunto assicurano. O almeno, noi di Juvenews non ce la sentiamo proprio di dare certezze in questo senso. Di fatto, chiunque sarà il nuovo allenatore della Juventus, avrà a disposizione una rosa da paura.